finanziamenti ci sono e noi attendiamo solo che Rete Ferroviaria faccia il suo mestiere, il suo dovere e completi questo lavoro. Nel frattempo su quell'asse, cioè la Terni, Rieti, L'Aquila, Sulmona, inserito all'interno del PNRR Sisma, c'è la trasformazione a idrogeno della linea, acquisto treni, insomma, rispetto al progetto di elettrificazione il Ministero e RFI ritengono molto più economico e anche molto più veloce nella tempistica la trasformazione a idrogeno della linea. Abbiamo posto al Ministero il tema della trasformazione a idrogeno che non divenga un boomerang, nel senso che poi non dialoga con il resto della rete. Ci è stato assicurato che il progetto a livello più complessivo prevede l'infrastrutturazione anche dei rifornimenti dell'alimentazione dei treni che consenta di collegare non soltanto L'Aquila con Pescara, ma appunto tutta la linea Roma-Pescara e L'Aquila-Pescara attraverso i treni a idrogeno. Dopodiché io, magari piovessero soldi, sono d'accordissimo con le storiche lamentazioni di chi ritiene che un capoluogo di regione che non abbia un collegamento diretto con la capitale, che peraltro dista a volo d'uccello con più di 100 km, forse a volo d'uccello anche qualcosa di meno, è un problema atavico, storico, io la ritengo una marchiana struttura del disegno. Certo non si fa il potenziamento, questo lo devo dire anche per onestà intellettuale nei confronti di alcune realtà che fanno questo tipo di proposta, non si fa il collegamento veloce Roma-L'Aquila a discapito di quello che già esiste. Quindi noi abbiamo scelto in maniera realistica e pragmatica di potenziare la rete ferroviaria che c'è, farla funzionare per davvero, anche perché se quella rete funzionasse per davvero e realizzasse i suoi obiettivi ne beneficia anche il collegamento ferroviario dall'Aquila, che può diventare un collegamento diretto e senza scambi. Se poi dal Ministero, dal Governo dovessero accogliere le richieste che pure abbiamo fatto, perché è inserito nel nostro piano delle opere strategiche, quello di risolvere il collegamento dell'Aquila non soltanto utilizzando l'asse Aquila-Sulmona-Roma, Aquila-Sulmona-Pescara, ma con un tramite più diretto potenziando l'asse che poi da Antrodogo Rieti va verso Passo Corese e entra a Roma da nord, evitando quindi il passaggio fino a Terni, è uno scambio che rende impossibile questo collegamento. Noi questa richiesta al governo l'abbiamo fatta, sarei felice di poter fare una conferenza stampa nella quale trovarsi un governo che dice articolo X della legge di bilancio, c'è un altro miliardo, due o tre, per completare quel tratto, per potenziare quella linea, per fare anche questo pezzo. Non siamo noi ad aver scelto diversamente, questo lo voglio dire. Cioè, per quanto ci riguarda, più ferrovie, per me personalmente, più ferrovie si fanno e meglio stiamo. Penso che, ma questo a partire dagli anni 50 in poi, purtroppo l'Italia paga l'abbandono delle strategie di sviluppo ferroviario, tranne che poi anche lì comunque in ritardo arrivare a fare l'alta velocità tirrenica, insomma la rete attuale di alta velocità che arrivò in Italia con notevole ritardo rispetto ad altri paesi del mondo, ai paesi sviluppati, quindi abbiamo faticato a recuperare questo gap a discapito, a favore invece di autostrade, peraltro negli ultimi anni neanche quello, perché come dimostra la storia dell'Abruzzo le nostre autostrade ormai sono vecchie di 30, 40 o 50 anni, non hanno neanche loro più capacità di trasporto. Quindi, però se mi chiedeva della bretella, la bretella c'è, vive e lotta insieme a noi.